Master. Salve ragazzi, io sono Pain Master e oggi volevo raccontarvi una storia. Quanti di voi conoscono Duke Nukem? Duke Nukem è quel gioco che parecchi di voi, magari quelli più grandi, lo conosceranno per Duke Nukem 3D, che è stato un videogioco cult del periodo degli anni 90, mentre alcuni di voi lo conosceranno per Duke Nukem Forever, il gioco che è stato annunciato nel millennio scorso e che ha impiegato 14 anni per uscire, per poi deludere tutti i fan. Prima di andare al succo del discorso, volevo spezzare una lancia a favore di Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever non era un gioco brutto, come tutti dicono. Semplicemente non era abbastanza bello. Perché alla fin fine contiene l'umorismo di Duke, è un gioco di Duke Nukem. Però è il gameplay quello che fa davvero storcere il naso, perché ha troppe lacune. Ha troppe lacune che invece nei trailer che sono stati fatti vedere negli anni, ad esempio quello del 2001, non c'erano, cioè si faceva vedere un gioco con un gameplay molto diverso da quello che poi è stato fatto effettivamente. Ed è questo che ha un po' innervosito i fan. Però adesso, di recente, qualche 3-4 mesi fa, con una mossa commerciale come quelle che vengono sfruttate in questo periodo, cioè creare un sito con un conto alla rovescia con magari qualche messaggio all'interno che poi se viene decifrato rivela qualcosa, è stato annunciato il nuovo Duke Nukem, sviluppato dalla 3D Realms in collaborazione con la Interceptor Entertainment, che sono quelli che hanno creato il remake di Rise of the Triad. Questo gioco in teoria doveva essere in visuale isometrica, quindi un po' come Diablo o come Sacred, e doveva essere un action RPG. Non so veramente in che senso lo intendessero, probabilmente sarebbe stato uno sparatutto con anche un sistema di livellamento un po' in stile Borderlands. Il problema grave di questa storia che vi sto raccontando è il fatto che 3D Realms ha venduto i diritti di Duke Nukem alla Gearbox quando è uscito Duke Nukem Forever. Infatti è la Gearbox che ha fatto uscire Duke Nukem Forever. E questo alla Gearbox non è piaciuto perché la 3D Realms voleva fare un gioco con un marchio che non possedeva più e stava facendo finta di non averlo mai venduto. Questo ha fatto scaturire una causa legale che sta tuttora andando in corso e che quindi ancora tuttora al momento in cui vi sto parlando non è finita, per stabilire se quel gioco si potrà fare o no. Nel frattempo, questo Duke Nukem che era stato annunciato, che si doveva intitolare Duke Nukem Mass Destruction, è stato rimpiazzato da un altro titolo. Un titolo che dovrebbe uscire nel primo quarto del prossimo anno, nel primo quadrimestre del 2015, e che si intitolerà Bombshell. Bombshell, da quello che si vede, è semplicemente Duke Nukem Mass Destruction senza Duke Nukem, perché alla fin fine, da quel che è stato annunciato, da quel che si può leggere, è il gameplay del Duke Nukem che volevano fare togliendo Duke Nukem. E questa cosa ha dei lati positivi, dei grandi pregi e dei grandi difetti. Il grande pregio è il fatto che non c'è Duke Nukem, questo perché almeno in questo modo si eviterà di stuprare ripetutamente un personaggio che è stato già abusato in Duke Nukem Forever, che è stato fatto uscire contando sui fan, facendo leva sul fatto che loro l'avrebbero comprato comunque dopo averlo atteso 14 anni. E il voler creare questo gioco infilandoci di mezzo il nome di Duke Nukem era semplicemente un altro modo per far di nuovo leva sui fan delusi da Duke Nukem Forever, nella speranza che questo gioco fosse più bello, e quindi l'avrebbero fatto con il nome di Duke Nukem semplicemente per vendere di più. E il fatto che adesso abbiano deciso di farlo comunque, ma di creare una nuova IP con un nuovo nome, è davvero una grande cosa positiva. La cosa che non è positiva è che questa nuova IP poteva nascere dall'inizio come una nuova IP, invece hanno dovuto crearlo con Duke Nukem e poi cambiare tutto il gioco, però lasciando comunque tutta la struttura che avevano già creato per Duke Nukem, quindi alla fine il gioco è Duke Nukem con un altro protagonista. E questa cosa non è che sia una cosa molto positiva, perché alla fine stanno semplicemente riciclando un gioco che hanno già fatto e che non potevano legalmente vendere. Sì, ok, ovviamente ogni persona sana di mente l'avrebbe fatto, perché non è che
ti dicono non puoi pubblicarlo, butti tutto il lavoro che hai fatto e crei un nuovo gioco. No, sfrutti il lavoro che hai fatto e magari cambi nome per permettere di essere pubblicato. Quindi non è che voglio puntare il dito contro la Interceptor e dire non dovevate farlo, perché comunque qualsiasi altra software house l'avrebbe fatto. Quindi alla fin fine, se vogliamo proprio tralasciare i difetti di questo gioco e guardare solo i pregi, posso dire che è molto positivo il fatto che non vogliano sfruttare un vecchio personaggio che ormai possiamo considerare morto e sepolto in Duke Nukem 3D, anzi anche in Forever, perché alla fine anche in Forever era comunque quel Duke Nukem, era comunque il suo carisma. Però preferisco lasciarlo morto in Forever che vederlo resuscitato in un gioco in cui non è lui. E come già molti di voi sapranno, io odio quando ripescano vecchi personaggi e fanno un nuovo gioco solo per vendere. E è una cosa che ho già detto in diversi video in cui parlavo di Max Payne 3, ed è una cosa che odierei in qualsiasi gioco e di qualunque personaggio a cui sono affezionato. Ovviamente le saghe che vengono spremute fino al midollo sono sempre le stesse e le stanno ancora spremendo e probabilmente verranno spremute fino alla fine dei tempi. Però almeno vedo che questa ricerca di personaggi vecchi per creare nuovi giochi è finita. Vedo che non ci sono più così tante software house che vanno in giro a dire ah, quella saga non l'abbiamo spremuta abbastanza, spremiamola un altro po'. Ovviamente non è una cosa che è finita, non è una tendenza che è prossima a finire, ma probabilmente continueranno a farlo ancora per molto tempo. Però è positivo che con Duke non lo faranno. Ovviamente Interceptor e la 3D Realms non sono molto contenti del fatto che hanno dovuto rinunciare al loro Duke Nukem e hanno dovuto creare questo bombshell, e questo si può vedere anche dalle varie frecciatine che fanno a Duke Nukem stesso. Ad esempio in questa immagine qui, che comunque, aperta parentesi, odio profondo per queste pettinature mezza pelata e mezza capelli lunghi, che sono davvero qualcosa di orribile, di allucinante, qualcosa al di fuori del buon gusto. Non capisco come una persona sana di mente possa pensare che sia bello andare in giro con i capelli a mezza pelata e mezzi capelli lunghi. È una pettinatura davvero squallida. Però, chiusa parentesi, come possiamo vedere da questa immagine, questo è il personaggio principale di Bombshell, sarà la protagonista. Sarà questa donna con un'automail che si farà chiamare Bombshell, appunto come il gioco. E come possiamo vedere nella sezione delle cose che non le piacciono, tra le cose che non le piacciono ci sono le gomme da masticare, gli occhiali da sole e i capelli biondi, che sono rispettivamente i marchi di Duke Nukem. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Quindi questa è una banale frecciatina al Duke Nukem stesso. È una cosa che un po' fa sorridere, perché comunque fare frecciatine allo stesso gioco che si è creato è un po' strano. Comunque, detto questo, ho fatto questo video solo per informarvi riguardo a questa cosa, perché vedo che non ne stava parlando praticamente nessuno. Ovviamente sono molto lontano dal dare un giudizio su a questo gioco, perché per ora il gameplay non si è neanche visto, hanno solo fatto vedere qualche immagine. Però può essere un bel gioco, come può anche essere un gioco fallimentare. Non sono io che dovrò giudicare ora, lo giudicherò quando uscirà e quando ci metterò le mani sopra, e probabilmente allora vi potrò dare un mio giudizio. Per ora lo metto in pausa e il mio giudizio lo darò alla prossima volta. Detto questo, penso che per questo video possa anche essere tutto, quindi ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!